Per la quarta giornata del campionato Under 14 regionali si affrontano Eretum, Montredondo e Circolo Canottieri Roma. Gara subito indirizzata in fuori degli ospiti con Polinari che vince un contrasto, rimane a terra un giocatore dell'Eretum. Polinari viaggia verso l'area di rigore e poi con il destro batte Cervellini per il gol del momentaneo 1-0, con cui il Circolo Canottieri Roma si porta in vantaggio. Al quarto ancora ospiti pericolosi qui con Palanca che fa tutto bene, calcia di sinistro, stavolta Cervellini respinge di piede nel calcio d'angolo. Si fa vedere il Montrotondo al 18° con Frangioni, grande tiro con Aiello che devia in corner. Al 25° ci prova dalla distanza Canullo con Cervellini che para in due tempi, poi rimane anche a terra nell'occasione, nulla di grave però per il portiere di casa. Nella fine del primo tempo ancora Polinari qui protagonista, il pallone per Palanca, prova con il destro. Ottimo l'intervento da parte di Tufano che salva. Poi nel finale del primo tempo arrivano due reti del Circolo Canottieri Roma, prima con Polinari che approfitta di uno sbarione difensivo e con il destro mette in rete all'angolino per il 2-0. Poi lo stesso Polinari al 35° del primo tempo ad approfittare di un errore difensivo del Eretum Montrodondo e qui con il sinistro a battere il portiere per il 3-0. Si va così al riposo nella ripresa. Si fa vedere subito in avanti l'Eretum Montrotondo qui con Frangioni, sicuramente il più attivo dei suoi, un tiro cross che sorvola di poco la traversa. Poi sugli sviluppi di un corner al quinto ci prova al volo il numero 27 Palanca con la risposta da parte di Cervellini che blocca senza problemi. Al decimo azione di contropiede del Circolo Canottieri Roma con il neo entrato Vidi che prova a sorprendere Cervellini con il destro. Buona la risposta in due tempi del portiere dell'Eretum Montrotondo, poi ancora Vidi. Fa tutto bene, qui rientra con il destro, il pallone però va sull'esterno della rete, nulla di fatto quindi per il numero 10 del Circolo Canottieri Roma. Al 18° arriva anche la quarta marcatura, la mette a segno Canullo con l'esterno destro. Poker del Circolo Canottieri Roma sul campo del Eretum Montrotondo, la formazione di Mister Vidi continua a macinare il gioco, qui il cross da parte di Palanca per Uffreduzzi, palla sul fondo. Poi ancora qui Uffreduzzi serve in profondità. Scatenato Polinari, già autore di tre reti, entra in area di rigore, poi rientra con il destro, il tiro a giro sul secondo palo, palla di poco alta sopra la traversa. Ancora un'occasione per Circolo Canottieri Roma, sempre con Polinari, qui prova il gran gol al volo di destro, palla alta sopra la traversa, poi nel finale, al 36° del secondo tempo, errore difensivo del Circolo Canottieri Roma, ne approfitta l'Eretum Montrotondo con Frangioni, che con il destro mette a segno il gol della bandiera locale. 4-1 per il Circolo Canottieri Roma, di lì a poco arriva anche il triplice fischio finale con la formazione di Mister Vidi che batte l'Eretum Montrotondo per 4-1 e continua la sua marcia in vetta al girone B dell'Under 14 regionale con 12 punti in 4 partite.